40° giorno di quarantena, forse, non lo so neanche più, ho perso il conto. È da quando è iniziato il lockdown che non mi tocco né barba né capelli, e si vede. Che non mi tagliassi la barba mi è successo soltanto un'altra volta, anni fa, d'estate, alla fine mi ero lasciato un baffo pazzesco. La verità è che in questi giorni di clausura, costretti in casa a combattere un nemico invisibile, se hai la fortuna di non piangere un familiare o un amico, beh, cerchi di darti un motivo. C'è chi fa le torte alle mele, chi la pizza, chi pulisce ossessivamente la casa. Io mi sono fatto crescere la barba. Una sorta di fioretto morale, laddove farsi crescere questi quattro peli significa nient'altro che aspettare il momento di tagliarli. Bene, il momento è oggi. Oggi voglio solo i migliori pensieri. Nessuno da solo. Benvenuti. Stavamo pensando a quale fosse il linguaggio adatto a questi tempi, e in effetti è vero che se una volta era la televisione che entrava nelle case della gente, adesso è la televisione o YouTube a entrare nelle case degli ospiti. E allora questa è casa mia, io sono Carlo Pastore, sono molto contento di darvi il benvenuto alla prima puntata di Nessuno da Solo, un nuovo format realizzato grazie a Buddy Bank, che unisce live musicali, interviste, riflessioni, poesia, chiacchiere, insomma una raccolta di cartoline da casa, dalle case dei nostri ospiti, una puntata questa che si chiama I migliori pensieri, proprio come la nuova opera di Graf dedicata a supportare i medici di emergency. Questa è Piera, tra l'altro. Avremo con noi Graf, avremo con noi Vinicio Marchioni e Milena Mancini, che ci metteranno in parallelo Chekhov con l'isolamento al giorno d'oggi. Iniziamo con Venerus, un artista milanese che unisce jazz, soul, pop, hip hop, e che in qualche maniera oggi ci fa un regalo, ci presenta una canzone nuovissima. Noi, voi, assieme, nessuno da solo. C'è una luce ancora accesa sopra il suo letto, che le dipinge il suo bel viso di un rosso un po' spento. Me la immagino già da lontano, chissà dove sono, mentre azzurra si fa un'altra notte questa finestra. Allora cerco una macchina al volo, poi corro veloce verso di lei, e le luci per strada si spengono col mio passare. I miei occhi confondono forme, colori, non sono meglio di me, perché ho speso i miei ultimi soldi, qualcosa da fare. Sono uscito a mezzanotte, una luna di fuoco, oh. Chissà che ho pensato quando con un bacio gli ho detto tra poco. Sembra assurdo che basti una notte sentirsi morire, ma noi lega un filo che è così sottile che è dolce soffrire. Il giorno sopra di me, i miei passi veloci per strada non
lasciano impronte. Poi trattengo il respiro e mi spoglio per non far rumore a due vie da lei. La mia piccola stella che cerco, forse ancora dorme. Andre Venerus, ma che sorriso smagliante. Eccoci. La quarantena non ti ha abbattuto, non ti ha fatto cambiare il taglio di capelli. Anzi, ti ha fatto sistemato. Ti ha fatto crescere un po' la barba. Sì. Molto bene. È la prima dove volta sei? Nella vita che ci provo. Ho pensato che era un buon momento per fare esperimenti. Sai che io ho fatto la stessa cosa, nel senso che questa puntata inizia con me che mi faccio la barba di un mese. Sembrava a un certo punto, c'è il marito di mia sorella che mi ha scritto: ma cos'è, sei pronto a scavalcare il muro che divide Messico dagli Stati Uniti, per farti capire a che livello era arrivato? Io ti vedo sempre uguale invece, perché l'hai già fatto, dovevamo chiamarci prima forse. Esatto, ho già dato un taglio. Senti, dove sei? Fammi vedere dove sei. Sono in studio. Io diciamo che ho la fortuna rispetto a molte persone che sono proprio rintanate in casa, che dove sto abitando adesso è a 200 metri da dove lavoro io abitualmente, e quindi sto riuscendo a venire qua la mattina presto comunque. E qua dove ho passato, in verità, per quanto non sia la mia casa, alla fine è stata la mia casa per gli ultimi 2 anni. Ho dormito spessissimo qua, è stato sempre qua a fare qualsiasi cosa. Mi viene in mente una frase che aveva detto una volta, credo Vasco Brondi, quando era molto giovane all'inizio, che diceva: quando tu credi tanto nelle cose, saltare i pasti è tipo forse la cosa più bella che ci sia e non ti pesa. Cioè, quando sei talmente dentro il processo creativo, è vero, il progetto che stai facendo, che tutto il resto passa in secondo piano. È vero. Noi che in Italia abbiamo comunque un po' una struttura della giornata che comunque gira anche molto attorno ai pasti. Quando cominci a saltarne un po'. Anche a me è stato sempre un segnale che tipo che ero davvero così trasportato in altre cose che non era più importante, mi succede abbastanza spesso. Senti, ma in questo periodo tu fai parte della categoria che è rimasta scottata anche mentalmente da questa cosa incredibile che è successa, che ha sorpreso tutti, che è anche cambiato, no, al modo in cui stiamo vivendo, e l'ho fatto repentinamente. Quindi pensi che la casa è un inferno, che non riesci a concentrarti e dunque non riesci a scrivere, o invece sei stato comunque prolifico? Avendo passato tempo in studio, magari hai fatto qualcosa. Allora, dire che questa situazione non mi abbia toccato sarebbe una follia, nel senso che come me, come tutti, ho dovuto stravolgere completamente i miei piani, sia nel breve termine che nel medio-lungo termine. E questa cosa sicuramente mi ha fatto ripensare tante cose. E, quali piani avevi? Comunque vengo da 2 anni di suonare dal vivo, bello caldo, era un bel momento per, diciamo, battere il ferro e fare un tour come si deve, portare in giro delle cose in un certo modo che ho sviluppato. Cioè, tutto il lavoro che ho fatto in questi 2 anni era, diciamo, per dire: ok, ci sono, adesso posso fare le cose come vanno fatte. E quindi comunque il fatto che verosimilmente nei prossimi mesi sarà molto difficile che si possa suonare, come sai bene. Certo. Ti angoscia questa cosa di non poter suonare? Guarda, è una cosa che sto processando un po' lentamente, nel senso che comunque io mi ricordo che quando stavo in Inghilterra un po' di anni fa suonavo tanto, poi a un certo punto ho smesso di suonare perché dicevo: ok, la prossima volta che voglio salire su un palco voglio avere un progetto della musica che mi rappresenta davvero, voglio fare le cose come voglio farle davvero. E quindi io ho smesso di suonare dal vivo per 3 anni, circa 3-4 anni, e ho ricominciato quando avevo in mano qualcosa che per cui ne valesse la pena, no? Sì. Quindi questi 2 anni sono stati un po' tipo riprendere in mano tutta questa cosa e
e farne qualcosa di bello e è proprio tipo coito interrotto, no? Qual è un sentimento, una cosa che magari avevi lì che era bloccata che invece sei riuscito a tirar fuori adesso? È una cosa che... Sai, boh, io sono abbastanza... sempre stato abbastanza hippie e continuo a esserlo, quindi diciamo che tutte le cose che riguardano un po' la condivisione e l'empatia e il sentimento collettivo sono sempre stati dei temi abbastanza scottanti per me. E quindi... Questo mi è successo con un mio amico, nel senso, una persona che conosco da più tempo e che mi conosce da più tempo, per cui ho sempre avuto una certa serie di riflessioni, cose, e non avevo mai pensato di dedicargli, indirizzargli comunque della musica, una canzone, come mi è successo in questi giorni. Senti, hai voglia di farci sentire un pezzo di questa canzone, visto che mi sembra che sia una cosa a cui tieni molto, perché stai... In un momento in cui sei, come dire, sei diventato un artista comunque in grande crescita, no? Dopo, vabbè, i singoli con Gemitaiz, con Franco, hai fatto dei tour comunque sempre in crescita, culminati con la data sold out ai magazzini, eri pronto per arrivare con del nuovo materiale, fare di nuovi festival. Insomma, la tua carriera era in grande crescita, sei super creativo, sei in una fase in cui c'è il fuoco dentro, arriva questa cosa che ti blocca e decidi comunque di dedicare una canzone a un tuo amico. È una cosa anche molto umana, no? E in questo senso è bella. Hai voglia di metterci un po' dentro, cioè, questa roba che esce fra pochi giorni? Va bene. Cioè, l'hai scritta in quello studio lì, qua, quindi? Esattamente in questa posizione. Con questa chitarra. Con questa chitarra. Guardando verso il muro dove sono io, metaforicamente. Esatto. O dall'altra parte, guarda, vabbè, ok, così con gli occhi chiusi, un po' in mezzo con gli occhi chiusi, esatto. Facci sentire, poi la canzone uscirà e la si potrà ascoltare ovunque, però facci sentire un pezzo, sentiamo com'è. Dentro te niente può cambiare se non vuoi cambiare tu. Con questa canzone vorrei ricordarti che basta. Esatto, perché poi non perché poi dovete andarla a sentire questa canzone. Molto bella, Andre, davvero. Mi piace il fatto che abbia, innanzitutto a livello di progressione ritmica, è molto soul. Cioè, poi con questa semiacustica l'hai fatta così, cioè, la pasta è bella calda. Io ci stavo pensando proprio durante questi giorni. Io sono sicuro che gli artisti come te da tutto questo periodo sapranno trarne balsamo per l'anima, perché processare le cose ci vuol tempo, non è obbligatorio avere l'ispirazione adesso, ma se adesso ci prendiamo il tempo per entrare in profondità, poi si riescono a tirare fuori veramente delle cose che erano rimaste altrimenti sepolte. Assolutamente. Poi guarda, venendo proprio, soffrendo un po' questa cicatrice del non poter... Cioè, perché alla fine perché a me dispiace non poter andare a suonare dal vivo? Ovviamente perché mi piace farlo, perché poi è il momento dove condivido effettivamente, umanamente, le cose che faccio, no? Grazie mille, Venerus. Buona giornata, buon proseguimento. Buon proseguimento. I migliori pensieri. Se c'è un motivo per cui questa prima puntata di Nessuno da Solo si intitola I migliori pensieri, il motivo è Graf.
leggenda del rap italiano, producer, beatmaker, rapper, poeta, DJ, graff e tutto, un personaggio unico che riceve una chiamata da Dario Fichera, un perfusionista cardiovascolare che lavora all'ospedale di Padova, che gli chiede di impegnarsi in prima persona per chi è in corsia in questo momento, i medici e gli infermieri, cioè coloro che ci difendono dal virus. Bene, Graff si impegna, raccoglie una squadra di oltre 100 musicisti e amici, fra cui Clementino, Frankie High Energy, Asia Argento, Ralph, e crea un progetto discografico collettivo che si chiama proprio I Migliori Pensieri, che diventa quasi un mantra, una frase mantra. Bene, questo progetto discografico collettivo aiuta Emergency, Emergency a sua volta raccoglie fondi per i medici e gli infermieri. Abbiamo con Buddy Bank contribuito alla raccolta fondi, se volete potete farlo anche voi nel link in descrizione video qui sotto, e abbiamo chiesto a Graff di regalarci una performance live per screcciare via il dolore. Per farvi capire che tipo di personaggio è Graff, quando nell'intervista su Rockit gli chiedono come mai questo progetto, lui risponde: come la necessità fa con l'ingegno, così la solitudine fa con la fantasia. Questo è Graff, nessuno da solo. Ma sono luoccia e giù lo luoccia che non viro buono. Marchioni, Milena Mancini, eccovi, siete Ciao. Bellissimi, a fuoco, e soprattutto siete una delle, possiamo dire, rare coppie che sembra affiatatissima durante questa quarantena. È tutta non apparenza, è tutta apparenza, poi ci scanniamo. Ah, ok, quindi diciamo che vi tenete questo momento dell'ora di diretta quotidiana parlando di libri per mostrare che è tutto a posto, ma poi in realtà... Ovvio. È tutto finto, non bisogna mai fidarsi degli attori, mai. Molto bene, molto bene. Grazie mille per essere qui. Sono immagino dei giorni strani, no? Come per tutti. Soprattutto sono dei giorni strani considerato quello che sarebbe dovuto accadere da qui a poco. Avevate un documentario che era pronto per diciamo conquistare il mondo, sarebbe dovuto uscire a fine aprile, inizio maggio, si chiama tuttora Il Terremoto di Vania, il documentario di cui sto parlando, e però è successo nel frattempo questa cosa qua che si chiama epidemia, pandemia, coronavirus. Ci sono però dei parallelismi incredibili fra quello che vedremo poi nel documentario e quello in realtà che ci sta accadendo, no? Ma di parallelismi ce ne sono tantissimi. Intanto mille grazie a voi per questo invito. Noi abbiamo iniziato questo viaggio
intorno ad Anton Chekhov, analizzando il suo Zio Vania, prima per metterlo in scena su un palcoscenico teatrale durante una tournée. E già durante questa tournée ci eravamo resi conto che, scrivendo l'adattamento dello spettacolo, avevamo ipotizzato questo parallelismo tra quell'epidemia di cui parlava lui alla fine dell'Ottocento e quello che era per noi invece la situazione delle popolazioni colpite dall'ultimo terremoto. C'era una frase in Zio Vania che dice: gli uomini stavano insieme con gli animali, tutti per terra, la polvere, il fumo, e quindi la situazione del post terremoto ci sembrava la situazione che potesse essere più vicina possibile a quella di cui parlava lui. Rivedendo il film a distanza ormai di un anno dalla fine della post produzione, è incredibile come questo isolamento che stiamo vivendo in questi giorni a causa di un'epidemia di coronavirus, è incredibile rivederlo questo film, insomma. Ci dispiace non poter uscire nelle sale perché non possiamo condividere questo viaggio che abbiamo fatto insieme in un periodo come questo. Speriamo che si ritorni più presto possibile ad una pseudo normalità per poterlo condividere e riflettere su quello che sta succedendo proprio in questi giorni. È vero. Tra l'altro devo farvi complimenti perché il documentario è un atto d'amore verso il teatro, verso Chekhov, è un atto di solidarietà verso i terremotati e in questo momento mette sul piatto una serie di contenuti bellissimi. Io l'ho visto, voi lo state mostrando piano piano su Instagram in attesa poi che appunto conquisti le sale, ed è bello che l'abbiate fatto insieme, no? Cioè che è un vostro progetto. Mi piace molto questa unione totale, che probabilmente è cementata anche dalla quarantena poi in maniera diversa, di progetti che si mischiano alla vita, a ossessioni che diventano poi lavoro e continuano poi, perché non è un'ossessione che abbiamo fatto dall'originale, l'adattamento teatrale, poi abbiamo creato il documentario, adesso qui alle nostre spalle stiamo scrivendo il film, insomma. Quindi, così come Anton ci propose un'opera teatrale in quattro atti, noi stiamo cercando di fare quattro passi per comprenderlo quanto meglio possibile, insomma. Però non si finisce mai di comprendere veramente, ma è un autore che, quando lo studi, ti apre delle porte di comprensione, di studio, di messa in dubbio, e quindi ti fa crescere. In questi anni noi ci siamo, come dire, imparentati ad Anton Chekhov, ce lo siamo portati dentro casa perché abbiamo capito che comunque ci ha fatto crescere come persone. È vero, ci sono un po' di frasi che mi sono segnato dal documentario, perché era incredibile come, guardando questo documentario, mi accorgessi che certe riflessioni che si fanno in epoche distanti e in contesti apparentemente diversi poi riemergono come oggetti dimenticati in questo momento qua. Se siete d'accordo, io ve le direi e poi me le commentate. Vai. Così vediamo se emerge anche chi è il più ossessionato da Chekhov dei due. Facciamo una per uno però, perché sennò lui parla, capite, sta mezz'ora a parlare e parla solo lui. Ok, ecco, vedi qui la coppia che mi piace, una per uno. Allora, la prima è secondo me è perfetta per questi tempi. Non so chi vuole iniziare, chi inizia e poi ovviamente non procede dopo. Allora, faticosa rincorsa di un futuro migliore che non arriva mai. Vai Marchioni, vai. Questa qui è una delle cose che ritorna spessissimo, diciamo, è una frase che sintetizza meravigliosamente, secondo me, molti dei protagonisti delle pièce che ha scritto Anton Chekhov, perché tutti i suoi protagonisti passano, cioè sono fotografati da lui durante gli spettacoli teatrali mentre si lamentano e aspettano che qualcosa succeda, immaginano, sperano profondamente che in un futuro qualcosa possa cambiare, ma in realtà mentre lo fanno non si rendono conto che stanno sprecando la loro esistenza nell'attesa che qualcosa succeda, e non fanno niente affinché qualcosa possa succedere. E questo penso che sia uno dei più grandi insegnamenti che ci è arrivato da Anton Chekhov,
se vuoi che qualcosa possa succedere, lo devi fare tu, ti devi mettere tu in azione per far sì che le cose possano realmente subire un tipo di cambiamento. Se aspetti che arrivi da qualcun altro, la tua vita trascorre, ti giri indietro, sono passati 50 anni e tu non hai fatto altro che lamentarti. Vero. Seconda allora per Milena. Quando meno mi ci voleva, mi si sono svegliati i sentimenti. Succede sempre nella vita, succede in Un Ozio Vania ad Astrof, il personaggio che è un medico ma anche un grande amante della natura, che gli si risvegliano i sentimenti in un momento di tragedia. E questo succede sempre nell'essere umano, perché la grande grandezza di Anton Chekhov è quella di raccontare le persone e i movimenti dell'anima delle persone. E così come un movimento dell'anima, quello nel quale noi ci ritroviamo ad avere una situazione di pericolo, di morte, di tragedia, e ci si risveglia qualcosa dentro, quando siamo sicuri che non siamo più capaci magari di provare qualcosa, come era l'originale di Anton Chekhov per Astrof, per il personaggio di Astrof. Così succede nella vita, in questo momento in cui il mondo ci sta mettendo a dura prova, molti di noi stanno scoprendo delle cose di se stessi o delle persone che magari hanno intorno che prima non avevano visto. È vero. Tra l'altro voglio ricordare il titolo di questo documentario che avete dedicato alla vostra passione e ossessione per Chekhov, ma anche ai terremotati, Il terremoto di Vania, prodotto da Accept, che conosciamo bene. E io però vi chiederei a questo punto, sfrutto totalmente la vostra gentilezza e soprattutto la vostra capacità di interpretare grandi scritti, per chiudere questa puntata mi piacerebbe che ci leggeste una poesia. Guardando verso il mondo là fuori, verso l'avvenire, verso i migliori pensieri, ci dedicaste questa lettura, vi va? Ok, la poesia, abbiamo scelto una poesia di Nazim Hikmet, che è una poesia incentrata sull'importanza dell'ascolto tra gli esseri umani. Lui ci dice: è meraviglioso tutto l'universo che abbiamo, è meraviglioso il mare, è meraviglioso il clima, la natura, gli animali, però la cosa più meravigliosa è l'uomo. E se devi amare, ascoltare, condividere, accettare, ascoltare qualcuno, amare qualcuno, è l'uomo. E ci sembrava, visto il tema di questa puntata e visto il tipo di contenuti che ci sono in queste trasmissioni che fate, ci sembrava la cosa migliore per chiudere questo intervento con noi. Bravo. Lucio Marchioni, Elena Mancini, grazie mille. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie davvero. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Non vivere su questa terra come un inquilino o come un villeggiante stagionale. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto ama l'uomo. Ama la nuvola, il libro, la macchina, ma prima di tutto l'uomo. Senti in fondo al tuo cuore il dolore del ramo che secca, del pianeta che si spegne, della bestia ferita. Ma prima di tutto, il dolore dell'uomo. Godi di tutti i beni terrestri, del sole, della pioggia e della neve. Dell'inverno e dell'estate, del buio e della luce. Ma prima di tutto, godi dell'uomo. Oh,